Il calciomercato non sarà più come prima dopo questa puntata, dove le notizie batteranno sul tamburo a forma di telefonino. Sentiamo. Gianluca Di Marzio è arrivato trafelatissimo, ma quando arriva trafelatissimo ci sono grandi notizie. Dove le notti di una Cracovia tentatrice hanno ormai ridotto a prandelli Stefano De Grandis. Buonasera Stefano. Dove gli sforzi di spiegare Kant da parte del professor Orrico non sfoceranno più nella domanda assurda di Ugolini, ma quando si Kant? Dove due futuri direttori, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore e Giampiero Timossi del Secolo, vedranno finalmente risolte le loro ambizioni nascoste, che non sono quelle di guidare un giornale, ma di suonare insieme a noi con la Spadini che mette i dischi. Ciao Vera. Il sottoscritto a mendicare applausi con il piattino e due grandissimi giocolieri della bacchetta a dimenare colpi sulle nostre povere coscienze, due come Tullio De Piscopo e Mario Riso. Vai Gianluca con qualche notiziola con questo sottofondo. In Genoa su un argentino che si chiama Velázquez, che era già seguito da Inter e Juve, segnali d'apertura del Cagliari allo Spartak Mosca per Astori, proprio sulle ultimissime fresche fresche. Un'altra notizia. Un'altra notizia, Lucio mercoledì dovrebbe andare al Fenerbahce, l'incontro a Istanbul con il brasiliano, il suo agente e i dirigenti turchi. Se va al Fenerbahce, Silvestre poi si sblocca sempre per l'Inter. Incontro a cena tra il Siena e Gigi Del Neri in cerca di un accordo, e a cena da Giannino anche i nuovi proprietari, forse del Modena, con Benny Carbone. Ave! Grazie! Meraviglioso, un applauso di un pubblico che non esiste, ma ce lo immaginiamo. Grande Mario Riso, ciao Mario, ciao, e grande Tullio De Piscopo. È un onore per me e per tutti noi avervi qua in trasmissione. Abbiamo anche organizzato con questi tamburelli che sono pregiatissimi, sono di argento, l'argento si sa che oggi costa molto. E tu mi dicevi, Tullio, prima abbiamo fatto un collegamento in questa ora di programma, ancora ovviamente non l'avete potuto vedere, con Paolo, l'ospite di Massimo Ugolini, che ha portato uno strumento che sembra un enorme... Ciao Ugolini! Ciao Ugolini! Ciao Massimo! Ciao Tullio! Sembra un enorme razza, un enorme pesce, in realtà è uno strumento a percussione. Si chiama Hang. Hang. Ce lo suoni un attimo, Paolo? Vero Paolo? Certo. Buonasera maestro. Buonasera. Ciao. Però sensibile. Se lo sapevo lo portavo anche io. Sembra quasi impossibile. Tiri fuori il suono. Ma c'è qualcosa dentro. Ma è uno strumento veramente poetico, direi. Sì, mi viene in mente l'arpa, anche se suonato così è poetico, ma molti, siccome è diventato di moda questo strumento, sì, allora molti lo suonano sulle spiagge, nelle piazze. Però di la verità, è vero che l'hai importato tu tanti anni sì, fa? Sì, questo l'ho portato io nel 2000 in Italia, facendolo conoscere a tutti nelle varie trasmissioni popolari come Domenica In, tanti talk show, no? E allora costava pochissimo. Allora io l'ho pagato 300.000 lire, 300 ne ho due. E oggi 1.000 euro costa, mi hanno detto, giusto? 1.000 euro, pensa te. Allora io distribuirei delle maglie adesso a caso. Questa di Ronaldo la do a... Non so, mi ispiri il Brasile, Giampiero Timossi. Forse Ronaldo nella peggiore versione. Questa di... Guarda, io so che tu vorresti questa di Maradona. Tra l'altro ho dimenticato il tuo limone in camerino, dopo lo vado a prendere. Però attenzione, adesso te la faccio toccare un attimo, però c'è Tullio De Piscopo che è lì che mi guarda male. Prima abbiamo discusso dell'opportunità di un furto, ma... Vabbè, io potrei giocare a bandiera in mezzo e poi poi scattare. Vai, un po' per uno, dai, prego, adesso prego un po' io poi un po' a te, poi... Vabbè, qui ce ne sono altre, ce le ha portate tutte Mario Riso, te le consegnerei, magari se me le spieghi ancora, importante, alcune. Sono bellissime. Sono belle. Allora, questa è la classica trasmissione improvvisata, nel senso che abbiamo dei problemi, dei problemini tecnici che cerchiamo di risolvere, ma sono le trasmissioni più belle. Quello che è importante, comunque, al di là di tutto, voi seguite il programma
tutte le sere, diciamo, proprio tutte le sere. Tutte le sere. Se voi avete infatti un... ti ho beccato subito sulle cravatte. Sì, è vero, ecco. Voi tutte le sere, anche se non siete a casa, avete lo Sky Go, vi portate il vostro tablet, adesso che non ce l'ho qui con me, è una cosa più o meno di questa dimensione, e con lo Sky Go si può vedere calciomercato, certo, un po' ovunque. Allora, io saluto Paolo, lo ringrazio, perché dobbiamo introdurre Corrado Enrico. Ciao Paolo, complimenti. Volevo, però volevo chiedere una cosa a Paolo. Sì. Paolo? Sì. Dove l'hai preso lo strumento? Da Marco? È che telefonatevi. No, no, io sono... Chi è Marco? No, no, sono andato a Berna. A Berna? A Berna, allora, più volte allora a Berna. Interessante. Però se vi telefonate dopo magari... Perché non lo rilasciano subito, Alessandro. Cioè devi dimostrare di essere veramente attaccato e sì, veramente sì, convinto di volerlo prendere, di saperlo suonare. Bisogna mandare una lettera. Sì. Sono altri tempi da quando l'ha portato in Italia il maestro. Certo. Lo vuoi suonarlo, Massimo? Così salutiamo Paolo. Vuoi dargli un tocchettino tu? Per capire se con la tua mano si frantuma in mille pezzi. Mi sembra di profanare qualcosa. Prova un po', dai. Falla finita. Vai, basta, ciao. Grazie Paolo. Allora, facciamo arrivare il maestro Enrico, il professor Enrico. Gianluca, grazie, arrivederci. Commentiamo i titoli della giornata, lo facciamo insieme con la tua previsione. Allora, Vera Spadini è una ragazza di talento, ci può raccontare meglio, non solo, cioè non tanto chi sono Tullio De Piscopo e Mario Riso, perché tutti lo sanno, soprattutto dico Tullio che ha fatto la storia. È il maestro, maestro. Tullio, tu hai lavorato con tutti, cioè proprio, ma proprio con sì, tutti. Sì, sì. Ho avuto una lunga... Oggi è il compleanno di Nino D'Angelo, io credo sì, tu abbia lavorato sì, anche sì, con lui. Sì, sì. E poi con grandissimi artisti. Ho lavorato anche con Mario Riso, peraltro, in un progetto di anche beneficenza che li unisce, sono i Rizophonic, e quindi vi farei vedere il riso di Tullio. Cioè? Che è proprio un'unione di questi due grandi batteristi per l'Africa, per dare da bere a chi ha sete. Poi magari Mario ci parlerà anche meglio di questo progetto, però insomma questo video mi dicono che è stato montato, ma non ne sono certa, proprio da Tullio De Piscopo, è vero? Sì, perché il progetto di Rizophonic è una sorta di, visto abbiamo parlato di nazionale del rock, degli artisti rock, alcuni anche alternativi e altri diciamo tradizionali. E poi diciamo il progetto è finalizzato a scopo benefico, insomma. Assolutamente, io ho l'onore e il piacere di essere ambasciatore per Amref e mi occupo di acqua, di questo progetto idrico. Ho formato questa nazionale del rock, oltre 150 artisti che si sono uniti per fare proprio fisicamente, costruire pozzi d'acqua. Ne abbiamo fatti già 135 in qualche anno e grazie a Tullio De Piscopo, grazie a una scena intera, magari giusto per ricordare qualcuno, Caparezza, Negramaro, Negrita, Le Vibrazioni, tantissimi artisti si sono uniti, abbiamo fatto due album e siamo in giro a promuovere la nostra musica. E in cambio tu estorci maglie alle no, persone. No, in cambio vedi, io tengo sei qua, interista, diciamo. Non solo sono interista, sono molto fiero, ho qua una maglietta in particolare che stavo facendo vedere, eccola sì, qua, sì, perché non soltanto musicisti al servizio del progetto Rizophonic, ma questo è il mio capitano, di cui vado particolarmente fierissimo, certo, che ha cantato insieme a noi in un singolo pazzesco, perché abbiamo rifatto una brava versione. Lui. Il capitano è bravissimo. No, aspetta, non esagerate, sarà bravo a giocare a pallone, ma io ho le prove che Zanetti non è bravo a cantare. In che senso? Faccio vedere. Sentite. Cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare, 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 a chi le sa guardare ed ascoltare. Tienila quella, tienila. A me che è facile, è un grande applauso al grande capitano, applauso, che Zanetti, bravissimo, che ha questa voce un po' argentina, un po' all'indietro, diciamo. Sì, ma si è prestato e devo dire che ha portato molto, molta fortuna alla canzone. Ma parliamo di calciomercato. Anche Enrico Ruggeri è presente, ci tengo a salutarlo perché ci ascolta e ci vede. Sì, per sì, cui sì, no, tra l'altro Enrico una di queste sere sarà certamente qua tra noi. Allora, parliamo di mercato, parliamo di notizie, andiamo sugli altri. Ciao Tullio! Dove sta? Eccolo. Sono qua. Dicevo che ha questo ritmo nel riferire le notizie. Spacca Napoli a Tullio. Difatti, lo richiedono. Vabbè, lo mettiamogli richiedono a raccontare i propri affari, per favore. Allora, io direi di stare qua. Stavolta. Piano, perché lui... Allora, andiamo sugli altri titoli con la grafica, per favore.
Vai Gianluca, cominciamo pure, allora. No, qui c'è il mio telefono, buono, attenzione. Vai. Incubo buste, incubo buste, ci sono, c'è tempo fino a domani alle 19 per le comproprietà. In questo momento i casi più delicati sono Diamanti e Borini, per tutti e due rischio buste perché non c'è accordo tra Bologna e Brescia e tra Roma e Parma. Domani alle 19 si chiude il discorso delle comproprietà e ci saranno certamente delle le più calde sorprese. Sono queste, Diamanti e Borini, per adesso non c'è accordo. Vai, dammene un altro di titoli, quello su il Borini. Presidente Ghirardi sta andando in Cina con Roberto Donadoni a vedere una partita, a fare un gemellaggio con una squadra cinese. Guardando la partita, chissà che non possano trovare anche un giocatore cinese per il Parma della prossima stagione. Fantastico, allora fermati qui, andiamo avanti con le notizie. Grazie ancora a voi e intanto introduciamo uno dei nostri argomenti, Corrado, abbiamo ascoltato Massimo Golini che ieri citava. Voi siete appassionati di calcio, ma non soltanto, cioè, quindi tifosi, ma proprio vi piace il calcio, sì. lo segui molto tu, sì. Non solo il Napoli, quindi. Chiaramente amo più il Napoli. Napoli. Però seguo. Allora, dagli due notizie, Gianluca, sul Napoli. Ma in questo momento non è facile dare notizie sul Napoli perché Riccardo Bigon sta lavorando molto in silenzio. E non trovano riscontro alcuni nomi usciti nelle ultime ore. Vedi Maxi Lopez, vedi Guerrero, se ne parla molto in Perù. Si dice addirittura di un'offerta fatta via fax all'Amburgo, ma non abbiamo trovato alcun tipo di conferma. In attacco, Mazzarri vuole aspettare a meno di vedere il ritiro, capire dunque l'affidabilità di Insigne e Vargas prima di eventualmente andare su un altro attaccante. Il Napoli sta lavorando sempre sull'esterno sinistro, su Sissoko del Lione. E poi in difesa i nomi sono quelli di Miranda, l'alternativa Gamberini, ma non escludo qualche sorpresa. Ripeto, perché Bigon sta lavorando molto sotto traccia in queste ore. Marco Bellinazzo, che tiene i conti un po' di tutti. Dunque, Ibrahimovic ha rappresentato il bello e il meno bello del Milan lo scorso anno. Il bello con tutte le reti che realizza, con le sue giocate da interista. Tu lo vivrai come... Non so come lo vivi, perché insomma... Ma, con indifferenza, se devo essere sincero. Non sei rimasto affezionato a lui? Ma ero molto legato, però il comportamento delle persone arriva prima... Però nel derby lo temi molto, immagino. Ma no, mi è piaciuto quando ha fatto il secondo gol che ha provocato tutta la curva interista. E tu eri in curva. Poi è finita 3-2 però, quindi ognuno ha quel che si merita. Allora, però Ibrahimovic, dicevo, lo scorso anno ha palesato qualche piccolo problema di relazione con i suoi compagni. Allora chiedo a Corrado Enrico in che modo va gestito. Siccome mi chiedeva qua a Mario perché dell'Inter non parliamo, cioè perché dell'Inter... Beh, guarda, prima abbiamo detto che Lucio va in Turchia mercoledì. Se raggiunge l'accordo col Fenerbahce può sbloccare l'arrivo di Silvestre. Non so se a Mario Silvestre piace, ma oggi molto. C'è stato un incontro a pranzo tra Inter e Palermo e ci siamo come cifre tra gli 8 e i 10, quindi credo che alla fine a 9 si dovrebbe chiudere, ma l'Inter ha detto al Palermo: prima dobbiamo far uscire un difensore. Il difensore è Lucio. Se mercoledì va al Fenerbahce, poi l'Inter conterà di chiudere per Silvestre. Su Handanovic l'Inter è sempre molto forte. A centrocampo piace Paulinho del Corinthians. L'Inter spera che non accetti il Valencia, spera che Paulinho possa aspettare ancora un po' l'Inter. Anche qui l'Inter prima deve cedere alcuni giocatori tipo Forlan, forse anche Maicon, tutti i giocatori che l'Inter in questo momento, oggi lo ha detto Marco Branca, dobbiamo fare scelte dolorose. Ecco, Marco Branca ha detto i tempi sono cambiati e sì. Quindi non ha aspettato di grandi cose, questo più o meno ha quindi detto. Quindi prima si cede e poi si compra. Io comunque sulla fiducia l'abbonamento l'ho rifatto anche quest'anno. Anche Castagnosse vicino al West Ham, quindi sai, sono tutte cessioni che possono portare poi dei tesoretti da reinvestire. Ma lui non te lo vendono, stai tranquillo. No, lui no, non te lo vendono. L'importante è che non mi vendano il capitano, ma io sono molto felice Alessandro, anche di stramaccioni, devo dirlo. Bene, c'è la pubblicità, ma prima della pubblicità la prossima volta per io farei venire qua i nostri due grandi ospiti. Vera, mi fai soltanto, abbiamo veramente pochi secondi, rivedere quel video fantastico che abbiamo soltanto intravisto perché vuoi chiedere a Tullio dove ha preso questa maglia, di la verità. A parte sì che la maglia sembra quella di Mork e Mindy, cioè c'era una volta, ricordi? Lì. Dove anni fine anni 70. No, ma fatemi sentire un attimo sottofondo quella. Guarda che bella. Qual era la formazione? Tony Esposito. Io, Tony Esposito, Gio Amoruso, Rino Zuzzo. Sentiamo un attimo. Pino Daniele. Ma
Bene, allora, grazie a Tony Esperito, Mario Rizzo. Volevo approfittare per fare un saluto e un ringraziamento, visto che siamo in una trasmissione di calcio, per il Novara Calcio. Vorrei spendere una parola per Massimo Paci, per il capitano Rubino e per tutto il Novara, perché hanno fatto un gesto bellissimo. Hanno donato per il mio progetto un pozzo d'acqua, si sono tassati tutti e quindi mi piace ricordarlo e ringraziarli soprattutto. Bene, allora, grazie, grazie a voi. Grazie, allora, dicevo, a Tony Esposito, che forse ci segue da casa, ma forse neanche no. Sì, ci segue. Tullio D'Episcopo, Mario Rizzo, grazie ancora. Grazie. Marco Bellinazzo, Giampiero Timossi, Vera grazie. Spadini, Massimo Bonini, Corrado Enrico, Gianluca, hai a te il compito, aspetta, su una rullata finale proprio d'atmosfera, della notizia finale. Il Malaga sta pensando a Giuseppe Rossi e chissà che possa essere uno degli affari dei prossimi giorni. E poi, per quanto riguarda invece l'Atalanta, potrebbe andare su Migliaccio, sarebbe un ritorno nei prossimi giorni. E Sansone sta per essere riscattato dal Sassuolo. Bene, viva Sansone! Grazie, grazie a tutti, appuntamento a domani sera come sempre 22:45. Buonanotte.